Quella vissuta alla frazione Sant'Elena di Pietra dei Fusi è stata una serata emozionante, con intensi momenti di commozione. L'inaugurazione del club, dedicato alla memoria di Tommaso Acernese, ha rappresentato qualcosa di speciale, che è andato al di là della semplice passione per la squadra del cuore. A certificarlo ancor più delle 400 tessere sottoscritte in pochi mesi è stata la partecipazione di quasi 300 tifosi, che hanno ascoltato con nostalgia gli interventi del cassiere e amico Raffaele Petrillo, del sindaco Nino Musto, della figlia di Tommaso Antonella, presente con la mamma Pina Colantuoni, del parroco Don Claudio e, per finire, di Fabrizio De Roma, altra anima del club, insieme a Michele Grasso e tanti altri amici, che hanno descritto in una lettera davvero toccante chi era Tommasino, l'amico di tutti, il tifoso che non conosceva il verbo contestare e che pure quando la sua vista lo aveva abbandonato si nutriva del suo avellino attraverso la voce degli amici e quella che proveniva dalla sua inseparabile radiolina. Racconti e sensazioni che Gabriele Gori, Patrick Ricci, Luigi Condò e il sempreverde Gigi Molino hanno ascoltato e percepito, immersi nel bagno di folle e d'amore che un piccolo centro di provincia è stato capace di trasmettere loro in questa fase di grande difficoltà. Provincia, ma non solo, perché prima e dopo il taglio del nastro Franco Iannuzzi e tanti altri rappresentanti delle varie anime del tifo organizzato non hanno mancato a loro volta di offrire un contributo importante ad una serata memorabile che si è conclusa col classico taglio della torta e dei fuochi di artificio che hanno illuminato il cielo di Pietra dei Fusi nel ricordo di Tommaso Acernese, tifoso da imitare, il cui nome continuerà a capeggiare sulla tabella del suo club, dello striscione celebrativo che sarà esposto in tribuna a Terminio, ma soprattutto nel cuore di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato.